11 giorni ragazzi, 11 di 21, come sta andando il vostro challenge.vita? Oggi, anziché fare l'allenamento, andiamo a fare Beauty Farm e parto con il siero termogenico, lo vedrete in pochissimi minuti. Andare, vedi, uno siero, metto sulla zona che mi interessa, in questo caso oggi sarà la pancia, perché io ho un po' di pelle in eccesso qui, perché ho smagliato quando ho dato la luce a mia figlia. Qualche giorno fa il suo compleanno, sono molto contenta. Infatti io non sono tatuata meccanicamente, ma quando ho conosciuto Alessandro 19 anni fa mi ha visto e ha detto: io, questi sono i miei tatuaggi naturali. Io ho tatuaggi naturali, questo è il mio vanto, i miei tatuaggi naturali ragazzi, perché ho 9 mesi per sfornare una figlia. Scusatemi, ditemi se non è valsa la pena questi tatuaggi, eh. È facile fare un tatuaggio in 2 o 3 giorni, provo di farlo in 9 mesi. Ok, detto questo, andiamo a spalmare il nostro crema siero termogenico. Mentre si assorbe, noi passeremo la prima parte di andare a migliorare la zona dove abbiamo adipe in eccesso. E parte di questo lavoro, scusami, mi devo asciugare le mani, perché altrimenti se ti tocchi la faccia dopo che hai utilizzato le mani, diciamo, il siero termogenico, ci potresti, diciamo, vedere il rossore e bruciare gli occhi. Ma io devo dire una cosa simpatica, molto simpatica, e se la ragazza mi sta sentendo lo dico in modo simpatico. Mi scrive ieri una ragazza dicendo: ma se io metto il siero termogenico non succede niente, non diventa rosso, c'è un problema. Io preoccupatissima, ho detto: ma come mai la mia siero termogenico diventa rosso, rosso peperone, aumenta la vascolarizzazione, aiuta proprio di portare ossigeno nella zona dove ci serve per tonificare e eliminare i grassi, perché termogenico lipolitico stimola il rilascio dei grassi. Io preoccupata, chiamo i miei assistenti, tiri fuori i campioni, vedi se la lotta è perfetta. E faccio tutto questo ambradam, poi mando un vocale a questa ragazza. Ricordate, se voi ci scrivete su 375 63 5809, il nostro WhatsApp, spesso e volentieri troverai il mio vocale di risposta, perché è più veloce per me risponderti. E ho detto: ma amore, mi dici se quando hai comprato questo termogenico, magari un vecchio termogenico, qualcosa, alla fine, morale della favola, non era il mio prodotto. Cioè, no, allora io non posso, ragazzi, quando io ti parlo del trampolino, è mio trampolino, non è il trampolino economico che potete comprare in qualsiasi negozio sportivo. E quando ti parlo della mia bava di lumaca, non è qualsiasi bava di lumaca, perché dipende dal come è costruito un prodotto, quanto è concentrato un prodotto, quanto è efficace il prodotto. Ragazzi, la qualità, ok, non ha prezzo. E io, quando ti parlo dei prodotti per cambiare il tuo corpo, e con i miei prodotti, stop. Uno, perché non conosco tutti i prodotti del mondo, non li ho provati, non posso esprimere un'opinione. Numero due, andiamo a prendere la nostra pedana vibrante e cominciamo a vedere. Non so se riuscite a vedere, perché ho tanta luce in faccia. Aspetta, allora vado a massaggiare la zona. Riuscite a vedere queste onde d'urto? Queste onde d'urto sono favolose. L'onda d'urto lo usano per diversi fattori, le usano per per comprimere i muscoli, e va bene, per dove abbiamo contratture. Ma l'onda d'urto aiuta la vascolarizzazione, e in questo momento, sai che ti faccio? Mi metto un po' su, perché mi scivola meglio sul tessuto. L'onda d'urto ci aiuta con la muscolatura, ma ci aiuta anche a stimolare i fibroblasti a produrre più collagene. Che cosa succede se ho la pelle più tonica? Mi fa l'effetto come un tessuto contenitivo. Perché se io ho la pelle più tonica, mi tira, mi fa sembrare più magra, perché mi contiene tutto quello che sta sotto la pelle, cioè l'adipe, i liquidi, gli organi interni, tutta quella roba buona, così. Prima cosa che stiamo facendo, noi oltre tutti questi allenamenti, siamo arrivati a 10 allenamenti di 21 per la nostra challenge, adesso andiamo a fare oggi il giorno del Beauty Farm, che ovviamente se la fai tutti i giorni è ancora meglio, perché possiamo andare letteralmente a cambiare l'aspetto della pancia con questo kit
che troverete nel, diciamo, descrizione di questo video. Allora, mettiamo il crema termogenico, vedrai che sta già facendo effetto. Vedi lo stacco netto dove ho messo il mio termogenico che è lipolitico, che aiuta a rilasciare i grassi, perché abbiamo tutti quanti adipe sull'addome, tranne se tu sei uno sportivo meravigliosamente attento a tutto e non mangi e ti alleni 18 ore al giorno e o hai sei, diciamo, geneticamente predisposto per avere quello che è la tartaruga. Però vado proprio a passare la pistola massaggiante, perché questo ulteriormente sta vascolarizzando la zona. Ed è come una pedana vibrante, ovviamente la pedana vibrante tonifica muscoli, rilassa i muscoli, drena e aiuta i fibroblasti a produrre più collagene. E qui abbiamo in pratica una pedana vibrante portatile. E così ovviamente la posso usare anche su i muscoli stanchi, ovviamente la posso. Però vedi queste onde d'urto? Sono meravigliose anche per i tendiniti, se avete problemi di tendiniti. Ma oggi concentriamo sulla pancia, che stiamo riprendendo alla grande. Il termogenico ha un odore nauseabile, purtroppo. Ma va! Tu dici? Io sento... Ma sei sicura? Non stai pensando all'olio di rosa moschete che ogni tanto si fa desiderare? Ma io non lo trovo, io lo trovo agrumato, però ognuno di gusti busson. Io ammetto, se c'è qualcosa, però sai che cos'è, Nicoletta? Io personalmente, se qualcosa mi dà risultato, io non mi faccio caso, ma io sono a parte. Cioè io per esempio, mio marito una volta mi ha trovato a mangiare insalate di polpo per prima colazione, perché era una proteina super salutare con le verdure, e lui diceva: tu non sei normale, mi rendo conto. Allora, Nicoletta, non si può farlo senza odore, perché sono i principi attivi che hanno naturalmente il loro odore. Non c'è un profumo nel mio termogenico, non c'è un profumo di alcun genere, è proprio la crema stessa che ha il suo odore. Però ripeto, ma io non so, a me non mi dà fastidio, ma non tutti i profumi piacciono a tutti, così mi dispiace se non ti piace. Però allora andiamo avanti. Ok, questo è termogenico, poi passiamo, e io adesso ho una prurito di quelli interessanti, perché ovviamente ho cominciato la vascolarizzazione. Ok, io ho ovviamente un duplice problema, un po' di Stefania, popa al mattino non riuscirei mai, lo so ragazzi, ma essere Jill Cooper vuol dire essere veramente bizzarra. Io mi rendo conto, non sono normale, non vorrei, oh! Non voglio essere normale, sai perché? Perché uno, perché mi diverto come una pazza, cioè io letteralmente la mia bizzarità mi diverto come una matta, e talmente non me ne frega, cioè scusami, mi importo di altre persone, però quando io sto facendo roba per me, mio, quello che mangio, quello che canto, ballo, quant'altro, e non faccio male a nessuno, tu mi puoi prendere in giro quanto ti pare, ma non mi fermerò mai, perché... Per me la vita è volermi bene, trattarmi bene e fare di tutto di più per aiutare gli altri. Ok, abbiamo le coppe adesso, e le coppe come vanno utilizzate. Abbiamo messo il termogenico, abbiamo messo la nostra crema corpo rassodante. Vado a sniffare per Nicoletta. Questo è un odore. Oh, io ho perso lo Carbo, vieni qua a sniffare questo. Dimmi se... Allora, facciamo un provo che lui non lo sa. Che discesa? Allora, no, perché Nicoletta Gretel non gli piace l'odore del termogenico, ma io... No, questo non c'è niente. Allora, però questo devi sniffare bene. Attento, perché questo è termogenico. Attento a non toccarti il naso qua. Sa un po' di qualcosa, ma non è sgradevole, è stato... No, io ho detto agrumato, ma forse è un po'... Un po' agrumato, sì, un po'... Leggermente mentolato. Sì, tra mentolato e aranciato. Mentolato e aranciato. Ok, andiamo. Allora, buongiorno! Ciao Fede, ciao a tutti! Allora, andiamo avanti. Allora,
Why be normal? Brava Stefania, ti adoro. Why be normal? Buongiorno cara a te Elisa. Allora, odore di erbe di giardino a me piace. Ale Cialias ci sta dicendo che il nostro termogenico odore di erbe di giardino. Grazie. Bella idea. Erbe di giardino ci sta. Bella interpretazione. Ciao a tutti ragazzi. Ormai mi hai dato proprio una sfida di trovare come spiegare gli odori per internet. Non è facile spiegare, non abbiamo l'odometro o odorometro. Ok, metto altra crema perché è molto importante che si scivola la nostra coppe. Le coppe fanno una ventosa, la ventosa la porto verso il fianco, fino al fianco, perché noi stiamo lavorando su questa odiosa morbidezza qua, che non ci piace, e portiamo da qua in fuori, portiamo da qua in fuori. Tecnicamente non vogliamo lasciarlo troppo in posa, se non vogliamo avere l'effetto del succhiotto. A me piace avere, le sposto uno alla volta, uno lo lascio, prendo e lo lascio, che ti arrivano entrambe le coppe dentro il kit della body cupping. E questo, ragazzi, ti aiuta a portare via liquidi sopra l'addome, che ci aiuta a avere, un aspetto più definito dell'addome. E l'altra cosa, abbinato alla nostra challenge, tutti i giorni stiamo facendo il nostro challenge, insieme avremo un risultato. Così, ricapitoliamo tutto quello che abbiamo visto. Guarda, faccio io, riproduco, ce l'ho due. Ok, uno di qua. E uno di qua. Molti di voi mi avete visto fare le cupping per le gambe e così oggi approfittiamo di far vedere per la pancia, perché siamo nel bel mezzo del nostro challenge per la pancia. E io ti posso garantire, se tu fai questo circa per 7-8 minuti al giorno, cupping, prima termogenico, poi passate la pistola e poi fate il cupping, potrete notare veramente un addome più scolpito, perché con le cupping stiamo drenando quello che fa e drena, ed in più tutto questo ci aiuta con la pelle, perché la pelle, quando andiamo a massaggiarlo con le creme emollienti, andiamo a massaggiare, migliora anche minimamente l'aspetto delle mie tatuaggi naturali. Ovviamente ci rimangono, non posso ovviamente vivere, cioè non puoi curare una smagliatura una volta che è smagliato, ce l'hai, però puoi diminuire l'ampiezza della cicatrice, perché questa è una cicatrice, né più o meno, sono veramente pieno, lo puoi farlo diventare un po' più piccoli. Gì, quante volte al giorno devo mettere il termogenico? Vabbè, sicuramente una volta, assolutamente una volta, secondo me una volta è più che sufficiente. Io personalmente amo di mettere termogenica prima del mio allenamento, perché abbino un allenamento o qualcosa che brucia grassi al termogenico, così magari possiamo ampliare o amplificare i risultati. Io non ho tutti questi attrezzi. Ok, però se tu non hai tutti questi attrezzi, le coppe vengono tipo 19 euro e fanno come un attrezzo di un beauty farm, veramente, perché la suzione... ci ho messo anni per cercare queste coppe, sono una bomba per drenare le gambe, per i nestitismi della cellulite e per aiutarti a migliorare la qualità della pelle. Ma che cosa possiamo fare se non abbiamo tutti i nostri attrezzi? Ovviamente possiamo fare un massaggio, possiamo fare un tamburo sulla pelle, che questa stimola di nuovo come la pedana vibrante, come la pistola vibrante. Non sarà così intenso quanto la pistola vibrante, ma comunque aiuta sia la vascolarizzazione, sia i fibroblasti per tonificare la pelle, ok? Ci metterà un po' più di tempo. O altrimenti, se non hai le coppe, puoi fare il massaggio, un automassaggio, sempre con la crema, ricordiamo, non vogliamo strattonare, e massaggio. Cioè proprio aiuti il massaggio con le creme verso su e andiamo proprio a massaggiare. I massaggi funzionano per la pelle, per drenare e per migliorare, e questo andrebbe tutto quanto messo in concomitanza con il nostro allenamento quotidiano. Lo puoi anche alternare volendo. E con questo vi saluto, devo andare a fare il challenge per la mia palestra online, vi auguro una giornata figatosa, ci vediamo alle 13
con il nostro live. Ricordate che la vita è una figata quando ci vogliamo bene attraverso i piccoli gesti quotidiani di benessere. Ah, e se vi interessa i prodotti li trovi nella spiegazione di questo video. E per il resto ricordate, se volete scrivermi info@gilcooper.it e ti rispondo direttamente dal mio mail. Ciao.